coloro che svolgono un ministero del canto e della musica all'interno dell'azione liturgica, come ad esempio il direttore di coro, l'organista, i diversi strumentisti, l'animatore del canto dell'assemblea, devono avere una solida formazione da un punto di vista musicale, liturgico e soprattutto spirituale. Infatti coloro che svolgono questo ministero devono saper suonare bene, devono conoscere la musica. Pensiamo ad un organista che deve saper accompagnare un canto, deve sostenere le voci, scegliere la registrazione adatta a seconda dei diversi canti. O pensiamo anche al cantore, al salmista, al solista. Deve avere una voce intonata, conoscere indubbiamente la musica e deve anche saper cantare in modo liturgico. Coloro che svolgono questo ministero devono anche avere una adeguata preparazione da un punto di vista liturgico. Come possono scegliere un canto se non conoscono le dinamiche della liturgia, il contesto entro il quale appunto questo canto si colloca? Quindi devono conoscere la liturgia da un punto di vista teologico, antropologico, rituale. E infine devono avere una solida preparazione spirituale, cioè devono avere esperienza di celebrazione, di preghiera. Infatti il ministero è sempre a servizio del mistero e è a servizio della partecipazione attiva del popolo di Dio.